Adesso entriamo in un altro mondo dei balocchi. Entriamo, vedete qui c'è anche roba storica, queste sono vecchie robe vintage, storiche, vedi, guarda che roba. Allora, io c'è una roba così. Eccoci dentro, entrate pure. Qui c'è la roba, credo discoteca. Cos'è questa sala? Questa sala che abbiamo dei nuovi diffusori per fare live, per fare un po' di disco music, un po' di karaoke, sono abbinabili per ogni esigenza se vuoi spingere come potenza. Ah, spingere come potenza. Che amplificatori sono? Sono tutti amplificati. Ah, tutte amplificate le casse? Tedeschi, la LD Adamol e Bose, che questo ormai è rinomato, Bose. Possiamo cominciare a far sentire qualcosa, Andrea, vai. Sì. Vai Andrea, fai sentire qualcosa. Partiamo col piccolo, che senso? Col diffusore più, parti con il Dave, questo qua. Il Dave. Girl, I'm not too clever, I just adore you. Call me unpredictable. Cambia. Fratello un po' più potente, 350 watt. I'm inclined to pursue. Maui 11. Adesso va molto di moda, allora. Il diffusore così sta morendo. Perché non c'ho il sub e non c'ho l'array. Cioè il principio dell'array è poter andare, presenti i concerti, poter calibrare le distanze in base a dove uno si colloca. Questi qui arrivano fino a questi qui, ad esempio, fino a 40-50 metri di distanza si arriva tranquillamente. E poi è la praticità d'uso, anche chi suona. Arrivo, le verticali casse, il mixer, dentro. Con quell'affare là è tutto un only one. Sfilo. Quello. Sì, sì. Questo, sono tutti così. Sfilo il prodotto, incasso, già amplificato, attacco il segnale, sono a posto. Uh-huh. C'è un Bluetooth. Provo a sentire quello più. Quello, provo a sentire quello. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup. C'è lo stesso batteria. Io sei staccato che sì, no. Cambia. La batteria nel senso che va a batteria. Posso portare in giro, sì. A batteria? A pila? Batteria ricaricata. And I see you look wonderful. Dicono 30 ore in durata dove si base alla potenza che uno vuol tirare fuori. Ma poi il concetto dell'array è che anche la cassa da PA normale ha un suono più impastato, più perché abbiamo un woofer e un tweeter. Un array è concepito per avere una colonna di diffusori molto piccoli, che quindi sono molto più precisi a riprodurre le frequenze medio-alte, e hanno un bel sub a bordo che mi dà tutta l'altra parte. Quindi non so se avete sentito, sono molto frizzantini, molto molto completi come suono, molto completi. Quindi è un impianto flessibile che ti consente di fare sia il PA normale, quindi il parlato, eccetera, ma si comportano bene anche nella musica. Ecco perché questi impianti qui ti aiutano anche in sale, per dire, tutti gli eventi mobili che ho, ma anche sale polivalenti a volte, perché io qui ci posso parlare piuttosto che mandare un contenuto musicale dal PC, eccetera. Quindi sono molto 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 flessibili, e poi, come diceva lui, appunto, sono comodi perché hai tutti in uno. E gli piace sentire Bose. Qui è un gradino. Qui andiamo ancora su. È acceso, Andrea? Sì, adesso te lo do subito. Poi si dirà anche dei prezzi. Aspetta che... Sai com'è? Ecco, sì, non l'avevo ucciso forse. No? Piccolo particolare in significato. Out of the tree of life I just picked me a plum.
Qual è? You came along and everything started to hum. Ecco, fra l'altro qui il Bose ha un progetto suo, è un brevetto di Bose, dove i driver sono tutti orientati in maniera tale, così proprio, in maniera tale che lui è un array che apre e suona a 180 gradi. Per cui adesso qui siamo un po' stretti, ma se andate ad ascoltare la musica là e là, sentite esattamente uguale. Perché apre e suona a 180 gradi, mentre gli altri sono a 120, perché il brevetto è Bose. E siccome l'array ha la particolarità di mandare la musica, come diceva lui, in profondità, quindi calando di poco la pressione sonora nei metri, a differenza di una cassa da piano normale, perché è diverso il calcolo, non stiamo qui a disquisire. Ma il problema è che siccome l'array crea un suono dritto, quindi mi dà poco in alto e poco in basso, vado a evitare tutto quello che è il suono di riverbero, perché tutto il suono che va a sbattere nel soffitto e nel pavimento mi crea del riverbero e gli echi. Bose in quel caso lì ha fatto un altro progetto dove i diffusori si vede lateralmente, siccome lui è dritto il suono, questi driver li ha anche inclinati in giù proprio per andare a servire le persone che stanno davanti. Poi questo è il quello modello. C'è anche un altro modello superiore. Ha un'altra cosa, molto sembra una cretinata, però Bose ci guarda queste cose. Vedete gli altri woofer, no? Sono tutti quadrati. Io per prenderlo su devo fare così. Lì hanno guardato il discorso della schiena, perché è un woofer ellittico, perciò lo tengo su e lo sto così quando lo porto via. Questo è interessante, intelligente. Questo è fatto veramente un discorso. Ovviamente tutti hanno i Bluetooth, questo c'ha l'app. Tutti i Bluetooth, ma che poi mai. Cioè, okay. Se vuoi sentire secondo, fai sentire un po' di boom boom con un impianto grosso. Cosa costano tutti questi? Degli... Questo è lui. Quello è il grande. Sì, esatto. Quindi. Questi facciamo una piazza media con due. Con due di questi qua possiamo amplificare una piazza media, capito? Sì, allora chiaramente in video non si può capire, no, la potenza che c'ha, però è una roba incredibile. Cosa vuol dire che puoi amplificare una piazza media? Cioè ecco, bravo, hai detto te, oggi non si va più a potenze. Questi tipi di tipologia di array con sub li calcolano a persona. Sembra allora... incredibile, non so, allora c'è per 100 persone, per 200 persone, per 300 persone. Lo fanno così, oggi hanno calcolato. E quello massimo? Beh, questo qua 300, 400 li può fare tranquillamente. Due, uno un po' fatica. Però anche Bose, è stato Bose prima a tirare fuori questa nuova, sì, chiamiamo terminologia per classificare, il non in potenza. Il più piccolo o il più grande? Il più piccolo, parliamo di questo qua, te li ho dati là, sì, ce li ho. Però questo qua, ad esempio, questo qua mi sembra 7,90 completo, eh? 7,90? Sì, sempre. Sì, 8,90. E sono già amplificati? Già amplificati, ci vuole solo il mixer, basta. Ah, solo, ma puoi attaccare anche un Bluetooth? Questi non l'hanno il Bluetooth, ce l'ha quello là il Bluetooth. Qui andiamo a 1100. 1100, Poi ce n'è anche un modello di 1300, dopo andiamo su, fin da arrivare a 2009. Però con 2009 è quello... Ah, guarda, spingi, sì. Poi c'è sempre il Porsche Design che lo facciamo all'uscita. Lo facciamo sentire. Porsche Design, no, lo facciamo subito. Andiamo a vedere quello là. Subito, poi dopo andiamo a fare altre cose. Andiamo a vedere, venite con noi. Sì, più o meno siamo. Andiamo qua. Questa allora qua è una macchina loro, sempre dell'LD, sì, tedeschi. Ecco l'oggetto. Io glielo sparo col Bluetooth adesso. Allora, ci siamo un po' tutti qua. Venite!
quello riguarda, inquadralo bene Roberto, quello il Porsche Design. Allora, questo qui è il fratello, chiamiamolo bello, del grande che è di là, sempre dell'LD. Loro sono andati da Porsche Design e hanno detto fateci un progetto per un oggetto tipo quello là, però bello esteticamente. Gli hanno portato, ci hanno messo 2 anni per farlo, perché quando gli hanno portato il progetto loro hanno detto 1400 valli dentro, come facciamo a metterli? E Porsche gli ha detto se non glieli mettete noi non firmiamo. 2 anni è arrivato. Quindi 1400 anche lui. Va. Ascoltavamo della potenza, però la chiamo brutale, non ti davo l'hi-fi là, qui ti do la potenza e l'hi-fi, che sono due cose diverse. Sentite, potete ascoltare ad alto volume, non è da fastidio, siete molto importante, vuol dire che non c'è distorsione, è tutto pulito. Sì. La faccio sentire qualcos'altro. Ok, questi sono i televisori che dicevi prima, che dicevamo prima questi, giusto? 100 poli della Sony. Abbassa, abbassa, togli il volume. Tanto non c'è. Ecco, questo 100 pollici della Sony costa qui, cosa costa? Qui 13.200 più IVA. 13.200, quindi sì. Quasi 3 volte tanto quello che abbiamo visto di System. Di iSystem. Bella differenza. Esatto, e questo è più piccolo. Questo è più piccolo, fra l'altro. 100 pollici. E quello di là era? 120. 120 pollici. E pesa quasi 100 kg. E pesa 100 kg. Cazzo. Vuol dire? Ragazzi, bello fare i confronti, per quello, cioè, avete capito perché non si può comprare su internet, ma bisogna andare a vedere la roba, Franco, ecco perché non bisogna comprare su internet, ma andare a vedere la roba, e vedere e sentire, perché se non senti non vedi. Esatto. Andiamo di là nella sala d'ascolto. Sala d'ascolto. Anche il Rio. Direttamente noi. Tu sei lì, sei alla grande, tu usi il telefono quando hai il televisore, come avere la. Se almeno sono aggiornabile tutto, non ti provo più di niente. Ecco, sedetevi. Di che cosa parla? No. Questa è la sala audio, non si può parlare di video. Esatto. Basta, mi è chiuso. No, abbiamo visto il televisore 100 pollici che costa quasi 3 volte tanto l'iSense e pesa 100 kg ed è più piccolo. Eh sì, e ti spacca gli occhi. E ti spacca gli occhi. Ok, bene. Allora, adesso noi iniziamo questo ascolto. Roberto, dov'è Roberto? Roberto! Oh, vienci a raccontare adesso, perché dopo poi spegniamo la diretta, perché dobbiamo ascoltare i dischi. E quando si ascoltano i dischi, mi rifiuto di far ascoltare i dischi in alta fedeltà con le casse che vi trasmettono, perché questo affarino di microfono non rende niente. Quindi poi dopo, anche qui andremo dentro con 2 cavi in hi-fi, però non sarà come ascoltare qui. Quindi dovevate essere qui, dovevate abbonarvi al Droni TV. Allora, dimmi tutto tu. Allora. Silenzio, un momento. Allora. Oh, tu Giuseppe. No, vado fuori, volevo. Sei un chiacchiere. No, tu ti metti seduto adesso. Hai detto che volevi. Obbedisco. Adesso faccio io il DJ. Quindi, giusto, allora. Allora, stiamo per ascoltare un sistema che è collocato in questa meravigliosa stanza dove ci sono tantissimi oggetti, tantissime elettroniche e tanti diffusori. Il sistema è composto dal nuovo amplificatore 2 canali di Marantz, che è un'azienda storica del mondo dell'alta fedeltà e che l'anno prossimo festeggerà 70 anni di storia. E in abbinamento c'è anche il suo lettore CD e Super Audio CD, per cui i dischi che contengono tracce in alta risoluzione,
E questa macchina integra anche un lettore di rete, per cui attraverso il lettore di rete è possibile fare streaming di tutti i contenuti che troviamo sulla rete, di poter utilizzare i servizi dei provider, per cui Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, ed è anche possibile riprodurre contenuti che sono magari contenuti sulla propria rete, che sono in un computer, che magari sono su un hard disk o magari su un disco di rete. A questa abbinata Marantz c'è collegato un Rega Planarotto, che è il giradischi dell'azienda che vi ho descritto prima. In questo caso è il secondo partendo dall'alto, per cui è una macchina che, come vedete, ha un telaio molto particolare, non ha una base in legno, ma questo è un polimero stratificato ed è scavato in tutte le parti dove non serviva avere una superficie di tenuta, per cui ha una costruzione molto particolare. È un giradischi rigorosamente a trazione a cinghia, per cui ha il motore di trazione che è posto in maniera disassata rispetto al perno di rotazione del piatto, e ha il piatto in composito di vetro, per cui ci sono tre strati di vetro e carbonio che compongono la struttura del piatto. Tutto questo fa andare una coppia di diffusori di un marchio americano che si chiama Polk Audio, che quest'anno festeggia 50 anni. In questo caso il modello si chiama Legend L800, che è un diffusore da pavimento. È un diffusore molto particolare, perché a differenza, diciamo, di tutto il mondo dei diffusori, di qualsiasi natura essi siano, di qualsiasi dimensione essi siano, ha a bordo una tecnologia brevettata che consente di ridurre la diafonia acustica, senza entrare troppo nel tecnico. Ma prima io l'avevo visto aperto, però. Sì, sì, certo. Ah, ecco. Il diffusore presenta una doppia sezione medio-alta, che non serve semplicemente per allargare il fronte sonoro, ma serve per ridurre il crosstalk, cioè la diafonia. Che cos'è la diafonia? La diafonia è quando due segnali, in questo caso destro e sinistro, hanno un punto dove vanno a convergere. Idealmente, se io sono seduto di fronte a una coppia di diffusori, ascolterò con l'orecchio destro il diffusore destro e con l'orecchio sinistro il diffusore sinistro. Peccato che nella realtà parte dell'emissione del diffusore destro, l'ascolterò con l'orecchio destro, ruoterà intorno alla mia testa e arriverà anche sull'orecchio sinistro. Questa cosa viene sfasata nel tempo, perché i segnali hanno bisogno di tempo per raggiungere l'altro orecchio, ma questa cosa, nella definizione di un'immagine d'ascolto, per cui chiudendo gli occhi e immaginando di trovarmi di fronte a un palco, a una scena sonora, ho tutta una serie di aree non chiare, proprio perché il mio cervello non è in grado di discernere questi due segnali. Questo diffusore ha questo brevetto, per il quale il diffusore principale idealmente è questo, e ogni diffusore ha una coppia di driver aggiuntivi che emettono il segnale dell'altro diffusore sfasato sia in frequenza che nel dominio del tempo. Per cui cosa succede? Che questa parte va a cancellare l'errore di emissione che mi arriva sull'altro orecchio. Il risultato, andando in controfase. Esatto. Non è una pura controfase, ma è una controfase che cambia in funzione dell'andamento, dell'ampiezza della frequenza, ma questo consente all'ascolto di avere un'immagine sonora molto più estesa, molto più focalizzata, e pertanto avere un maggior coinvolgimento sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emotivo. Allora, prezzi, perché di là avete visto dei giradischi che costano anche poco. Quel giradischi costa? 2.800 euro. Qui siamo a 2.800 euro. Quell'amplificatore Marantz mitico? Costa 3.500 euro. E il lettore CD? 3.500 euro. Quindi siamo a dei prezzi molto alti, però adesso dopo andiamo anche più basso. Sì. Non oso pensare queste due casse, Polk. Quanto costano? 7.000 euro la coppia di listino. Ecco. Quindi, la coppia. Vabbè, due. Però, ci abbiamo. Però noi siamo comuni mortali. E quindi, a meno che uno non faccia Enalotto, allora la prima cosa che fa è comprarsi questa roba qui. Perlomeno io farei la prima cosa che faccio è comprarmi questa roba qui e delle telecamere migliori. Invece, abbiamo degli altri diffusori. Assolutamente sì, nel senso che questo è un impianto che andrete ad ascoltare di fascia medio-alta. Dico di fascia medio-alta senza che nessuno si spaventi. Questo è un mondo che traguarda prodotti che costano qualche centinaio di euro e prodotti che costano qualche centinaio di migliaia di euro. Per cui
sono sicuramente cifre impegnative, ma nel contesto generale di questo mercato sono ancora cose tra virgolette acquistabili. È evidente che, specialmente per chi torna ad appassionarsi all'alta fedeltà magari su retaggi passati o inizia ad appassionarsi all'alta fedeltà, oggi il livello di ingresso lo si può soddisfare con cifre molto più contenute rispetto a quelle che vi ho detto. Per cui un amplificatore analogico con l'ingresso dedicato alla connessione del giradischi, con l'ingresso digitale per poterci eventualmente collegare una sorgente digitale esterna, un computer, un lettore di file, piuttosto che con la possibilità di connettersi attraverso il cellulare in Bluetooth per fare streaming dei contenuti che magari ho sul device verso la macchina, circa 500 euro. Beh, vedo che torna il sorriso. Un buon lettore CD, per chi avesse magari una collezione di CD e ha voglia di riascoltarsela, dai 300-350 euro ai 500-600 euro si prende una bellissima macchina, per cui siamo per l'elettronica circa a 1000. Abbiamo visto un giradischi entry level, ma di grande qualità, a 390 euro di listino, e una coppia di diffusori, se sono da scaffale, partiamo da circa 250 euro la coppia, per cui diffusore da scaffale o da libreria. Se sono diffusori da pavimento, partiamo da circa 500 euro la coppia. Velocemente sommando, si può costruire un sistema con 1200 euro, 1300 euro mono sorgente o 1500 euro con due sorgenti. Cosa vuol dire mono e due? Una solo con un CD o solo con un piatto, oppure con 300-350 euro in più utilizzando due sorgenti, sia il lettore CD che il giradischi. Una domanda. Sì. Ma ci sono ancora i lettori di musicassette? Io c'ho una caterva. Allora, questo, no. La Franco ce ne sono ancora? Io c'ho qualcosa, sì. Qualcosa c'è? Usato, qualcosa. Usato si trovano. Questo è un discorso molto complesso che vorrei evitare di affrontare oggi, ma diciamo idealmente non esistono più. C'è qualcuno che adesso sta pensando di mettere sul mercato. Devi trovare le vintage, trovi su eBay. Esatto. No, oppure vieni da Lega che ne ha. Sì, io ce l'ho uno, ma sta andando male, non funziona. Sta andando male, hai bisogno di prendere. Sì, okay. Diciamo che l'unica tecnologia, diciamo, datata che è tornata prepotentemente in uso è il vinile, okay? Di fatto non si è mai abbandonato il vinile, ha avuto un momento di flessione quando è cresciuta la vendita dei CD e ci si è avvicinati, certo, al mondo del CD. E adesso noi fra un po' ascolteremo solo vinili. Là, fra l'altro, ci sono altri amplificatori Marantz, quelli di cui lui parlava, e vi ricordo che Marantz, io quando ero un ragazzino, Marantz io non me lo potevo permettere perché era il top di gamma. Fra l'altro, voi avete fatto questi Marantz l'ultima generazione, che è tutta argento, ma il Marantz originale era oro. Sì, il colore originale di Marantz è questo silver gold, cioè era argentato con una punta d'oro, per cui esatto, leggermente champagnato, okay? Esatto, nelle elettroniche moderne di Marantz, che sono in questo caso, questo è il design, si è mantenuta una punta d'oro, nel senso che questo non è un grigio chiaro satinato come per esempio potreste trovare anche altri oggetti, è leggermente champagnato, ma avendo deciso di adottare un'estetica estremamente moderna rispetto alla storia, si sono mantenuti ancora alcuni dettami tipici del marchio Marantz. Per esempio, tutti i prodotti Marantz sono tutti sempre simmetrici da un punto di vista estetico, per cui non c'è nessuna simmetria nei comandi, negli interruttori, piuttosto che nelle prese cuffie. Abbiamo mantenuto questa filosofia, così come abbiamo mantenuto l'oblò tipico di Marantz, che c'è sempre stato sin dal suo esordio, ovviamente oggi declinato in modo moderno, ma così richiamando appunto quelli che erano i dettami e gli stilemi estetici che hanno visto questo marchio, ripeto, traguardare 70 anni l'anno prossimo. Ecco, qui adesso io metterò dei dischi, alcuni dischi che voi avete
ascoltato normalmente, li ascoltiamo in questo impianto. Alcuni dischi che saranno un po' una sorpresa. Ho preso anche dei dischi di Fonè, che è l'etichetta italiana di Giulio Cesare Ricci, che è il folle che fa dei dischi pazzeschi. Lo conosci? Sì, sì, siamo amici da una vita. Però ti faccio più serio. Beh, ma Giulio Cesare è matto, è matto comunque. Matto, ma è bravo. Vi racconterò anche come ha fatto questi dischi. Fra l'altro c'ho un'intervista che ho fatto da lui nel suo studio. È stato bene perché sono andato nel suo studio con due amici. Lui non li ha fatti entrare perché ha detto: state qui fuori nel pergolato, vi do da bere, ma dentro soltanto per lavoro e soltanto addetti. Cioè proprio, ma è matto fuori. Quindi pensate che fa i dischi. Quindi ho dei dischi di Fonè, ho dei dischi classici, ho dei dischi. Ho visto che hanno regalato un Cream che vorrei ascoltare, di Israel Gears, che non l'ho portato, quindi se mi portate il Cream di Israel Gears, lo metterò anche lì, che è stato il primo disco, penso, il primo disco che io ho comprato della nuova era, che era un mio amico, me lo vendette, di Israel Gears, perché l'aveva comprato per regalare a suo cugino per il compleanno, ma ce l'aveva già, quindi invece dei 3.500 me l'ha svenduto a 1.800. E ho detto: ma che roba è? Tu prendilo, vedrai che non... E da lì mi si è aperto un mondo. Il mio amico si chiama Maurizio. Allora, adesso io faccio DJ, ok? Interrompiamo la diretta, questa diretta, poi dopo tutto, perché adesso noi mettiamo musica, la musica non si può mettere, già adesso ci bloccheranno questo video perché hanno messo della musica, ad esempio Frank Sinatra, però noi adesso mettiamo della musica, ok? Oh, 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 oh